Il pianto dei bambini ci interpella, ha detto Papa Francesco nell'omelia della messa nella piazza della Mangiatoia di Betlemme. Bambini che piangono per la fame, le malattie, il fatto di essere bambini soldato, con armi confezionate da piccoli lavoratori schiavi. In un mondo che proclama la tutela dei minori, ma scarta tonnellate di cibo e medicine, il loro pianto è soffocato. Devono combattere, devono lavorare, non possono piangere. Tanti bambini sono ancora oggi sfruttati, maltrattati, schiavizzati, oggetto di violenza e di traffici illeciti. Troppi bambini oggi sono profughi, rifugiati, a volte affondati nei mari, specialmente nelle acque del Mediterraneo. Di tutto questo noi ci vergogniamo oggi davanti a Dio che si è fatto bambino. Anche oggi, ha spiegato il Papa davanti a 5.000 persone che hanno riempito la piazza accanto alla Basilica della Natività, i bambini hanno bisogno di essere accolti e difesi, fin dal grembo materno, perché sono fragili come il bambino di Betlemme. Anche oggi ha aggiunto, i bambini sono un segno, segno di speranza, segno di vita, ma anche segno diagnostico per capire lo stato di salute di una famiglia, di una società, del mondo intero. Quando i bambini sono accolti, amati, custoditi, tutelati, la famiglia è sana, la società migliora, il mondo è più umano. Ed ha citato l'opera dell'Istituto Effetà Paolo VI in favore dei bambini palestinesi sordomuti, un segno concreto, ha concluso, che la società migliora. Dopo la preghiera mariana del Regina Coeli, Papa Francesco ha affidato la Terra Santa a Maria Santissima, abbracciando anche i cristiani che vivono in Galilea e augurandosi di poter visitare in un prossimo viaggio Nazareth, la città della Santa Famiglia. E tutti i sofferenti.